Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Alberto Matano, le immagini pubblicate sui social hanno spiazzato i suoi fan. Ecco cosa succede dopo la diretta TV, punto arriva a condurre programmi importanti in casa Rai, non è un'impresa poi così semplice. Serve meritare grande fiducia da parte dell'azienda, soprattutto nel saper diventare volto di un'emittente pubblica che in questi anni ha operato una grande rivoluzione a livello di immagine. Dare possibilità di profili giovani di prendersi le luci della ribalta, dimostrando grandi capacità e guidando un nuovo corso sul piccolo schermo. È in questo particolare asset che è andato ad inserirsi anche Alberto Matano, ad oggi ritenuto da molti uno dei protagonisti indiscussi dell'emittente pubblica. Alberto Matano. Il suo lavoro nel mondo della televisione è cominciato già diverso tempo fa, ma la sua crescita esponenziale gli ha permesso di crescere professionalmente e di tastare con mano le proprie capacità. L'ambito giornalistico è stato quello che ha sancito l'inizio della carriera di Alberto. Il suo lavoro all'interno del TG1 è stato molto importante, e gli ha permesso anche di apprendere diverse capacità in ambito televisivo. Poi il grande salto nel ruolo di conduttore, quello che oggi lo ha posto assolutamente al centro dell'attenzione. Il telegiornale è stata un'esperienza formativa, mi ha dato autorevolezza, popolarità, ha spiegato proprio Matano nel corso di un'intervista alla Repubblica. Condurre il TG, il notiziario più importante, ti responsabilizza e ti insegna come reagire in diretta. Hai un ruolo istituzionale, ha ancora proseguito il conduttore. Sai che devi rimanere impassibile, ha spiegato Matano, impari il controllo e a tenere a freno le emozioni. Una grande scuola. Poi ha chiarito un aspetto importante, non tornerebbe al telegiornale dopo il salto nel ruolo di conduttore, quando conduci un programma è diverso, puoi dire cosa pensi, lasciarti andare. Alberto Matano. Cosa succede dopo la diretta? La verità del conduttore. Un salto importante, quello fatto in carriera da Matano, che l'ha portato in una posizione importante, tale da non prevedere un ritorno indietro. E così Alberto oggi è il conduttore della Vita in diretta, uno dei programmi più importanti di casa Rai. Ogni pomeriggio tiene compagnia a migliaia di telespettatori che scelgono di seguire lui per aggiornarsi su quanto accade in Italia e nel mondo. Stories di Alberto Matano. Ma cosa succede dopo la diretta? Le immagini hanno spiazzato i fan, ed è stato lo stesso Alberto che ha voluto chiarire il tutto, vi voglio mostrare cosa accade dopo la puntata, voi direte andate a casa a riposare. Ma de che, ha tuonato il conduttore. Così ha mostrato una carrellata di quelli che sono i collaboratori che lo supportano e con i quali si decide cosa mandare in onda. Stories che hanno spiazzato i fan, soprattutto quelli che non hanno idea di come si confezioni un programma come La Vita in diretta. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.